Giorni di prevenzione conclusisi ieri sera nella passeggiata in rosa. La manifestazione ha unito i comuni di Praiamare e Tortora. Alle 20, oltre 100 persone partite da Piazza Stella Maris e giunte in Piazza della Resistenza hanno dato vita a una marcia simbolica in favore della prevenzione del tumore al seno. Una prevenzione non solo di propaganda, visto che per tutta la settimana un camper dell'ASP di Cosenza ha effettuato mammografie. Dopo molte insistenze, l'azienda sanitaria di Cosenza ci ha concesso anche di fare uno screening mammologico, nel senso che ci ha mandato un camper con un'equipe di medici, di tecnici radiologi e del medico radiologo, e ci ha consentito appunto di fare la mammografia ad oltre 70 persone. E benché il tempo sia stato breve, abbiamo avuto un'equipe splendida che ha lavorato ininterrottamente. L'Associazione Sanità e Vita, organizzatrice dell'evento insieme all'Associazione Susan G. Komen Italia, promotrice a livello nazionale dell'iniziativa, ha voluto ringraziare anche l'equipe medica che in questi giorni ha effettuato le mammografie. La dottoressa Cerbino è il medico radiologo, i due tecnici sono la dottoressa Pierina Martignetti, tecnico di radiologia appunto, Lucia Sbarra, l'altro tecnico di radiologia, mentre Salvatore Liserre è il coordinatore dei tecnici di radiologia del Tirreno, che poi è colui che ha coordinato queste TIP. E abbiamo avuto appunto un buon riscontro. Siamo stati anche molto contenti che, benché per poco tempo, ci abbiano consentito proprio di fare questo screening a ridosso della passeggiata in rosa, in modo che abbiamo potuto a maggior ragione far capire alla popolazione che si parte da questo, cioè che si parte dalla prevenzione per salvare la propria vita. La manifestazione ha visto la partecipazione delle amministrazioni comunali di Tortora, San Nicola Arcella e Praiamare. Sul palco allestito in Piazza della Resistenza della città dell'Isola Dino, dopo gli interventi di alcune donne che hanno vinto il tumore al seno proprio grazie alla prevenzione, e dell'assessore alla sanità della Giunta Pratico Pasquale Fortunato, si è esibita l'orchestra Città di Praiamare. In conclusione, centinaia di palloncini rosa sono stati liberati, un forte messaggio per dire sì alla prevenzione. Sono contenta del risultato di questi giorni perché è stata data la possibilità a 75 donne di avere una mammografia, e penso che sia un qualcosa di necessario e importante, perché quella dei tumori del seno è una problematica di rilevanza sociale importante, in quanto si stima che una donna su 9 nella propria vita sia colpita da questa malattia. Ci sono alte percentuali di guarigione tra le donne, ma è anche vero che circa 50.000 donne all'anno in Italia si ammalano di tumore, per cui non bisogna fermarsi e bisogna comunque continuare a far prevenzione, che non significa non ammalarsi, non significa lasciare al di fuori delle nostre case la malattia, ma significa renderla e scoprirla in una fase molto molto precoce, e quindi aumentare le possibilità di guarigione.